Tanta guagna per tutti ragazzi, io sono di nuovo Mr. Geo e questo è sempre TG Guagna, le news più importanti della settimana. Prima di iniziare vi ricordo come sempre del nostro canale Telegram, potete iscrivervi seguendo il link in descrizione per avere tutte le notizie in tempo reale. Detto questo iniziamo subito perché le notizie di questa settimana sono davvero tante. Iniziamo subito con la PlayStation Experience 2015 che si è tenuta poche ore fa, anzi attualmente è in corso, la conferenza Sony si è tenuta poche ore fa e ci sono stati diversi annunci. Non è stata sicuramente una conferenza memorabile, ma ci sono alcune piccole novità. È stato mostrato il filmato introduttivo di Uncharted 4 Fine di un ladro, che ha messo in evidenza una, diciamo, importante novità, potrebbe essere importante, non lo sappiamo ai fini del gameplay, comunque ci sarà la possibilità di dare delle risposte multiple, un po' come accade in Mass Effect. È stato mostrato poi un primo gameplay di Final Fantasy VII Remake ed è stato mostrato che il gameplay, almeno per ora sappiamo solo questo, il gameplay è stato completamente stravolto rispetto al gioco originale. È qualcosa di molto più simile a quello che vedremo in Final Fantasy XV, quindi un combattimento in tempo reale. Sempre alla conferenza Sony è stato inoltre annunciato il primo DLC di Call of Duty Black Ops 3. Si chiamerà Awakening, conterrà 4 mappe multiplayer e ovviamente una mappa zombie. Per tutti i dettagli vi lasciamo ovviamente i link in descrizione e sicuramente arriverà un video nei prossimi giorni. Sono stati mostrati anche nuovi dettagli per Battleborn, per Street Fighter 5 e per molti altri titoli che arriveranno in uscita nel 2016 tra indie e PlayStation VR. È stato ricordato nuovamente che Yakuza 5 arriverà in occidente, precisamente arriverà l'8 dicembre, quindi fra pochissimi giorni. Sono stati mostrati The Last Blade 2, The King of Fighters 14, Nioh e spazio anche all'attesissimo Ratchet & Clank, il remake del primo storico capitolo della serie lanciata più di 13 anni fa e che accompagnerà l'uscita del film nelle sale cinematografiche. Da quello che abbiamo visto dal gameplay live che è stato giocato durante la conferenza, il gioco prende molte caratteristiche di quelle che sono state introdotte nel corso degli ultimi titoli della serie, quindi A Spasso nel Tempo e Into the Nexus. Novità anche per Destiny The Taken King, è stato annunciato l'arrivo l'8 dicembre delle gare con gli Astori, quindi un nuovo evento che coinvolgerà tutta la community di Destiny, il re dei corrotti, e la conferenza si è chiusa con l'annuncio di Level 5 che ha mostrato il primo trailer di una nuova e anche attesa esclusiva di PlayStation 4, ossia Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom, il sequel di Ni No Kuni uscito originariamente su PlayStation 3. Restiamo su PlayStation perché Sony ha annunciato che nel corso delle prossime settimane arriveranno 8 titoli PlayStation 2 su PS4 che faranno parte ovviamente del primo gruppo di giochi che saranno retrocompatibili. Tra i giochi disponibili troviamo Grand Theft Auto 3, Vice City, San Andreas e anche Rogue Galaxy. Quello che purtroppo fa storcere il naso è il fatto che la console sarà retrocompatibile con delle versioni digitali, quindi se anche avrete ad esempio l'edizione disco di GTA San Andreas per PlayStation 2, per poterlo giocare dovrete assolutamente riacquistarlo in formato digitale. I prezzi ci sono sembrati abbastanza altini, c'è anche da dire che non si tratterà di versioni identiche, quindi non sono dei PlayStation 2 Classic, ma che sono stati tutti i giochi sono stati rimasterizzati a 1080p, sono stati aggiunti i trofei, il remote play e l'utilizzo del secondo schermo che potrà essere PlayStation Vita o PlayStation App. Sony ha già annunciato che ci saranno altri titoli ovviamente che entreranno a far parte del programma retrocompatibilità come Parappa the Rapper 2, ma ripetiamo, quello che fa storcere un po' il naso è appunto il prezzo, dato che sulla diretta concorrente Xbox One la retrocompatibilità è completamente gratuita. Continua la guerra tra Konami e Hideo Kojima e stavolta il campo di battaglia sono stati i Day Game Awards che si sono tenuti la notte tra il 3 e il 4 dicembre. Kojima avrebbe dovuto essere presente all'evento per ritirare 2 premi di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, che ha vinto i premi per la miglior colonna sonora e il miglior action adventure, ma sorpresa delle sorprese il presentatore si è trovato in imbarazzo perché gli avvocati di Konami hanno impedito letteralmente a Kojima di presentare all'evento. L'industria videoludica si è subito mossa e ha espresso parole di comprensione verso Kojima e in alcuni casi anche di odio verso Konami, che sicuramente ha avuto un atteggiamento inedito e decisamente spropositato. Sembra proprio che il divorzio tra Kojima e Konami avverrà. L'unica domanda rimasta è quando effettivamente ci sarà questo divorzio.
Il Black Friday di venerdì scorso in America ha giovato tantissimo a Xbox One. Microsoft ha infatti annunciato che Xbox One si è piazzato alla prima posizione della classifica delle vendite console, davanti a PlayStation 4 e anche a Wii U. Telltale Games non ha intenzione di fermarsi e ha annunciato per il 2016 il suo nuovo progetto, un videogioco su Batman chiamato Batman a Telltale Games Story. Il gioco sarà ovviamente in collaborazione con Warner Bros. E DC Comics. Sappiamo che uscirà nel 2016, non sappiamo di preciso la data di uscita, ma probabilmente uscirà in concomitanza con Batman v Superman Dawn of Justice, che è il nuovo film dell'universo cinematografico DC. Vi ricordiamo che l'anno prossimo arriveranno diversi titoli di Telltale Games, arriverà The Walking Dead Michonne, uno spin-off dedicato al personaggio della serie televisiva, potrebbe arrivare The Walking Dead stagione 3, mentre la stessa Telltale ha annunciato che sta lavorando anche a Game of Thrones stagione 2 e a un gioco dedicato a un personaggio Marvel. Dopo i rumor degli ultimi giorni, anzi degli ultimi mesi, è ufficiale, Rocket League arriverà anche su Xbox One. L'annuncio è stato fatto durante i The Games Award 2015, che tra l'altro hanno visto vincitore Rocket League dei premi come miglior gioco indipendente e miglior racing game, e Psyonix Studios ha annunciato che il gioco arriverà sulla console di Microsoft nel mese di febbraio. Annunci importanti anche per Dark Souls 3, del quale sono state annunciate la data di uscita europea e le edizioni da collezione. Il gioco sarà disponibile dal 12 aprile 2016 su PlayStation 4, Xbox One e PC e avrà tre edizioni speciali: la Apocalypse Edition, la Collector's Edition e la Prestige Edition. Per tutti i dettagli, con tutti i contenuti delle varie edizioni speciali, vi rimando ovviamente al link in descrizione. Ragazzi, anche per oggi il video si conclude qui, il TG Games è finito, è stato un TG Games abbastanza lungo perché la conferenza Sony ovviamente ha portato diverse novità. Prima di lasciarvi di nuovo vi ricordo di iscrivervi alla nostra pagina Facebook, di lasciare un like sotto il video e di iscrivervi anche al nostro canale Telegram. Anche per oggi è tutto, io vi saluto e ci vediamo domenica prossima.